Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vi volevamo far vedere come realizzare questo bellissimo motivo che è davvero molto bello, molto elastico e si presenta benissimo per tantissimi progetti. Noi infatti attualmente stiamo già lavorando su un progetto che speriamo di riuscire il prima possibile per poter impostare il video tutorial per farvelo vedere, ma intanto volevamo appunto farvi vedere bene bene, dettagliatamente come realizzarlo. Come vedete questo motivo è molto elastico, realizzato con le maglie lunghe. È molto bello, ma è facilissimo da realizzare. Qui abbiamo fatto due campioncini appunto per farvi vedere di che cosa si tratta e di che motivo e come si presenta con un filato spesso, vedete, che magari quando uno decide di applicarlo per i progetti invernali. E qui abbiamo il campioncino per come si presenta con un cotone e appunto che ci fa capire che si presenta bene sia per un progetto invernale sia per un progetto estivo. Quindi, ora, se siete curiosi, se il motivo vi piace e lo volete imparare, partiamo subito con il nostro tutorial dettagliato, passo per passo. Iniziamo. Quindi possiamo partire dall'avvio delle maglie e partiamo con avvio di 28 maglie. Ecco qui, abbiamo avviato le nostre maglie ed ora noi ci ritroviamo con la parte del rovescio del nostro lavoro. Quindi iniziamo subito con la nostra lavorazione e andiamo a fare la base costa 2x2. La maglia di vivaglio noi la facciamo passare, non la lavoriamo. Dalla maglia successiva partiamo subito con due maglie a diritto, che poi procedono con due maglie a rovescio e facciamo questa alternazione per tutto il ferro. Ecco qua, abbiamo fatto il nostro primo ferro, abbiamo messo la nostra base della costa 2x2. Ora noi dobbiamo lavorare mantenendo la costa 2x2 per altri 4 ferri. Ecco qui, abbiamo fatto i nostri 5 ferri mantenendo il nostro motivo 2x2, che è praticamente la base che ci serve per andare a realizzare appunto questo bellissimo motivo elastico con le maglie lunghe che stiamo vedendo nel tutorial di oggi. Quindi partiamo subito con il sesto ferro che stiamo sul diritto del nostro lavoro. Andiamo, prima maglia di vivaglio la spostiamo, prime due maglie di simmetria le andiamo a lavorare mantenendo il motivo così come si presentano, nel nostro caso le andiamo a fare a rovescio entrambi. Ora qui guardate, dobbiamo fare una piccola attenzione perché la particolarità del nostro motivo consiste su questo sesto ferro che andremo a fare questo lavoro. Andiamo a contare 4 maglie. Le nostre 4 maglie del motivo ci troviamo sotto la quarta maglia di motivo che è a rovescio. Ora andiamo a contare 4 ferri in giù. 1, 2, 3, 4. Vedete, abbiamo trovato il forellino del quarto ferro in giù. Noi dobbiamo fare, mantenendo il filo da parte del dietro, vedete, buttato da dietro, che ci aiutiamo con il dito di mantenerlo dietro, andiamo a entrare con il ferro di destra dentro al forellino del quarto ferro e andiamo a agganciare il filato che si trova dietro per fare questa lavorazione. Come se fosse una semplice lavorazione, vedete, di una maglia e andiamo a tirare il nostro filo dalla parte del basso, vedete? Così noi abbiamo fatto questa maglia lunga. Ora dobbiamo andare e lavorare le 4 maglie normalmente del nostro motivo, che sono due maglie a diritto e due maglie a rovescio.
Vedete, il nostro motivo, essendo composto da quattro ferri, da quattro maglie, scusate, ci serve per anche realizzazione delle maglie lunghe. Facciamo, vediamo insieme anche quest'altra. Andiamo a contare quattro maglie, quattro ferri in giù. Troviamo il nostro forellino, entriamo dentro e andiamo a realizzare la maglia lunga, che andiamo a agganciare il filo da dietro e lo tiriamo spostandolo, mettendolo sul ferro di destra, appunto, come se fosse una qualsiasi maglia. Poi andiamo a elaborare le quattro maglie del motivo del blocco, così come si presentano, 2x2, 2 a diritto e 2 a rovescio. Quindi noi praticamente dobbiamo innanzitutto andare a anticipare, fare una maglia lunga spostandoci davanti di 4 maglie e scendendo giù di 4 ferri. E guardate, di nuovo insieme andiamo a contare 4 in giù, 1, 2, 3. 4, entriamo dentro il forellino, agganciamo il filo che si trova da dietro e facciamo questa maglia lunga. Poi andiamo a lavorare normalmente le nostre 4 maglie con la costa 2x2 e così dobbiamo andare per tutto il ferro. Ecco qui, abbiamo fatto il nostro sesto ferro, ora partiamo con il settimo e andiamo a fare questo. La maglia di vivaglia la spostiamo. Ora guardate, dobbiamo seguire il motivo, le maglie così come si presentano. Quindi prime maglie le andiamo a fare a diritto, le successive due maglie a rovescio e qui quando ci ritroviamo con la maglia lunga che abbiamo realizzato nel ferro precedente, noi dobbiamo andare a spostarlo senza fare nessuna lavorazione, semplicemente la andiamo a agganciare dal ferro di sinistra e lo spostiamo sul ferro di destra, così. Quindi è facilissimo questo settimo ferro perché va mantenuto, quindi il motivo, andiamo quindi a mantenere il motivo così come si presenta, 2 a diritto. La maglia lunga 2 a rovescio, la maglia lunga che ci ritroviamo la spostiamo e così per tutto il ferro andiamo a fare il nostro motivo che è 2x2 e la maglia lunga che va semplicemente spostata senza essere lavorata sul ferro di destra. Ecco qui, abbiamo fatto il nostro settimo ferro, ora partiamo con ottavo ferro, che noi di nuovo siamo sul diritto del nostro lavoro. La maglia di vivaglio noi la andiamo a spostare, ora vediamo, seguiamo il motivo come si presenta, andiamo a fare le nostre maglie a rovescio, 1, 2, qui ci ritroviamo che abbiamo la maglia a diritto. Dobbiamo andare a spostarla sul ferro di destra senza lavorare. La andiamo, la agganciamo e la spostiamo per ora e la lasciamo in sospeso sul ferro di destra. Ora, subito dopo, abbiamo una maglia a diritto perché dobbiamo mantenere il nostro motivo, quindi andiamo a lavorare questa maglia a diritto così come si presenta normalmente. Vedete, l'abbiamo appena lavorato e ci si ritrova sul ferro di destra. Andiamo ora a
a prendere la maglia lunga che abbiamo spostato prima e a cavalcare la maglia a diritto che abbiamo appena lavorato. Vedete? Stessa cosa, ora concludiamo il motivo con nostre due maglie a diritto che si seguono con due maglie a rovescio. Ci ritroviamo di nuovo che abbiamo la maglia lunga. Facciamo la stessa cosa, andiamo a spostarla sul ferro di destra e lasciamo un attimo in sospeso. Andiamo a fare la maglia così come si presenta a diritto. Subito la accavalchiamo con la maglia lunga appena spostata. E ora concludiamo il motivo di 4, di cui rimangono altre 3 maglie, mantenendo le maglie così come si presentano, vedete? È davvero facile facile. Di nuovo ci ritroviamo con la maglia lunga che andiamo a spostare sul ferro di destra. La maglia a diritto subito dopo la lavoriamo normalmente, la cavalchiamo con la maglia lunga appena spostata e concludiamo il nostro motivo con le altre 3 maglie rimanenti che sono una a diritto e altre 2 a rovescio. E così dobbiamo procedere per tutto il ferro. La maglia lunga si sposta, la maglia subito dopo si lavora a diritto normalmente, si accavalca con la maglia lunga appena spostata e poi la maglia a diritto e 2 a rovescio. Ed eccoci qua, partiamo con il ferro numero 9 che è il nostro rovescio di lavoro e qui andiamo a mantenere il motivo così come si presenta, con il numero di mali che si presenta senza nessuna modifica, quindi andiamo a seguire la nostra costa. Ecco qui. Siamo al 10° ferro e siamo di nuovo sul diritto del nostro lavoro. La maglia di vivaglio la spostiamo, le prime 2 maglie le andiamo a fare a rovescio perché si presentano a rovescio, successive 2 maglie a diritto, quindi manteniamo il nostro motivo. Ora qui dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, ma al contrario, quindi andiamo all'inizio del lavoro, torniamo indietro di queste appena fatte e lavorate 4 maglie e scendiamo giù di 4 ferri. Quindi torniamo alla prima maglia lavorata e contiamo 4 ferri giù. 1, 2, 3, 4. Andiamo a fare la stessa cosa, entriamo dentro il quarto ferro, forellino in giù, andiamo a agganciare il nostro filato e ricaviamo la maglia lunga. Vedete? E questa maglia appena ricavata, maglia lunga appena ricavata, la andiamo a spostare sul ferro di destra. Ed ecco che abbiamo realizzato una maglia lunga, ma facendo il contrario, prima lavoriamo le maglie e poi le andiamo a ricavare. Quindi facciamo di nuovo le nostre 4 maglie mantenendo il nostro motivo 2x2. Ora andiamo a realizzare la maglia lunga tornando al a prima maglia di nostri 4 maglie e scendiamo giù, ricaviamo la maglia lunga e la maglia lunga ricavata appena la spostiamo sul ferro di destra ed ecco che abbiamo fatto anche la seconda maglia lunga. Stessa cosa, andiamo, manteniamo il motivo, 2 a rovescio, 2 a diritto, torniamo all'inizio del motivo, scendiamo giù di 4 ferri, 1, 2, 3,
4, entriamo dentro al quarto forellino, andiamo a creare la maglia lunga, che vedete che quando la creiamo si trova sul ferro di sinistra, ma noi la andiamo a spostare sul ferro di destra e così procediamo per tutto il ferro. Ecco qui, partiamo con un undicesimo ferro che andiamo a mantenere il motivo e la maglia lunga che troviamo la spostiamo senza lavorare. Quindi manteniamo il motivo, maglia lunga va spostata normalmente e poi si procede per tutto il ferro così. 2 a diritto, 2 a rovescio e la maglia lunga che si sposta. Ecco qui, partiamo con il ferro numero 12 e andiamo a fare una specie di diminuzione, quindi andiamo prima maglia di vivaglio, la spostiamo. Ora partiamo con il nostro ferro mantenendo il motivo 2 a rovescio, 2 a diritto, una a diritto, scusate, perché ora ci ritroviamo che abbiamo una maglia a diritto del nostro motivo e la maglia lunga. Queste due ora vanno unite e lavorate come se fosse un'unica maglia a diritto. Quindi una piccola diminuzione fatta in questo modo, vedete? Ora guardate, riguardiamo un'altra volta, un'altra insieme, due maglie a rovescio. Prima maglia del motivo a diritto normale, subito dopo abbiamo una maglia a diritto e la nostra maglia lunga. Le andiamo a unire insieme e le andiamo a lavorare come se fosse un'unica maglia. Subito dopo due maglie a rovescio, una maglia a diritto normale, unione di una maglia a diritto normale con la maglia lunga. E ne ricaviamo una sola e così procediamo per tutto il ferro. Ecco qui, ora il ferro numero 13 va lavorato così com'è, mantenendo semplicemente il motivo. Lo seguiamo, quindi andiamo a alternare 2 a diritto con 2 a rovescio. Ed ecco qui abbiamo praticamente chiuso il primo blocco del nostro motivo, in cui, come vedete, possiamo vedere queste maglie lunghe che fanno l'intreccio con il verso destra e con il verso sinistra. E così si alterna per tutto il motivo. Quindi ora si procede dal ferro numero 6 fino al ferro numero 9, mantenendo, creando le maglie lunghe che sono girate verso la sinistra, destra, per poi andare dal ferro numero 10 fino al ferro numero 13 a dar verso a queste maglie lunghe che sono verso la sinistra. Questo è un blocco, quindi dal numero 6 del ferro fino al 13 sono proprio un blocco del nostro motivo che va mantenuto per tutta la lunghezza di cui avete bisogno. Speriamo che siamo riusciti a spiegare bene bene tutti i passaggi. Se ci sono le domande, non esitate di porci qui sotto che cercheremo di rispondere a tutte. Grazie che siete rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo video tutorial.